La Juventus può sorridere dopo la vittoria contro l'Inter che ha portato 3 punti importanti, ma anche molto entusiasmo. Arrivano altre ottime notizie per il popolo bianconero. Andiamole ad analizzare insieme. Io però prima vi ricordo un paio di cose. La prima, supportateci, spero che abbiate gradito video e altro e foto e quant'altro direttamente dallo stadium, lì dove siamo andati domenica per seguire Juve Inter. Quindi se vi va ancora supportateci sempre, ma soprattutto vi ricordo il OneFootball, partner ufficiale di FCM Sport e anche della Juventus. L'Allianz Stadium è strapieno di cartelloni di OneFootball, è un'app gratuita che potete scaricare tranquillamente dal link che c'è qui sotto. È sponsor ufficiale sia di FCM Sport che della Juventus, quindi perfetto. E allora andiamo alla notizia, perché è una Juventus che ha vinto contro l'Inter, ha ritrovato solidità e fiducia, 4 vittorie di fila. Una difesa che devo dire tiene abbastanza bene. Allegri comincia a vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Un Allegri che continua a non dare un gioco particolarmente spettacolare. Però in questo momento sembra aver ricompattato un po' il gruppo. Ecco, il giorno dopo arrivano novità importanti perché vi abbiamo raccontato degli sorteggi. E quindi è una Juventus che è stata accoppiata ai francesi del Nantes. Io, tra l'altro, prima di continuare, vi chiedo anticipatamente scusa per la voce, ma andare allo stadio vuol dire anche questo: andare allo stadio vuol dire perdere la voce, vuol dire non avere più minimamente la possibilità di recuperare la voce che non c'è. Quindi mi perdonerete per questo stile qui, ma non posso farci nulla. E, dicevo, ha beccato il Nantes. E già questa secondo me è una notizia estremamente positiva, ma ora arriviamo con le altre notizie, quindi seguiteci per tutto il video. Una Juve che voleva evitare grandi squadroni e per andare avanti in Europa League deve battere il Nantes, e mi sembra già una sfida abbastanza abbordabile. Io sono uno di quelli che crede fortemente nel progetto Europa League, perché se tu ritrovi compattezza, e la Juventus lo sta facendo, ritrovi dei titolari come Pogba, Di Maria e Chiesa, secondo me l'Europa League deve essere un obiettivo per questa Juventus. Secondo me l'Europa League deve essere una svolta per una stagione che fino ad ora è fallimentare. C'è poco da dire, non c'è modo da modo per giustificare Massimiliano Allegri in questo momento, non c'è. È una stagione fallimentare e come stagione fallimentare deve essere giudicata. Ma se si arriva a puntare con ferocia, con forza, un obiettivo come quello dell'Europa League, ci può anche essere una sorta di svolta. Ora, so cosa penseranno in molti: se la Juventus vince l'Europa League, Allegri rimane, quindi non dobbiamo andare avanti in Europa League. Io però credo che bisogna anche un po' andare oltre a questo tipo di mentalità. Io sono il primo che credo che bisognerebbe cambiare a fine stagione, io credo che bisogna anche voltare pagina e, come dire, dare una sterzata nuova a questa squadra che con Allegri non sembra andare molto d'accordo. Però allo stesso tempo non si può tifare la propria squadra. Credo che sia concettualmente impossibile. E credo che se si tifa la propria squadra, se si tifa contro la propria squadra, allora forse quella non è esattamente la propria squadra. Uno può sperare nel cambio allenatore, quello è naturale, ma tifare contro la propria squadra è innaturale, proprio è concettualmente innaturale. E non sono d'accordo con chi lo fa personalmente, accetto l'opinione di tutti, però credo che tifare contro la propria squadra sia veramente una cosa dannatamente sbagliata, anche perché voglio anche dirvi che non è che è automatico, tifi contro la tua squadra, allora l'allenatore va via. Perché allora vi possiamo fare l'esempio di Maurizio Sarri, che ha vinto uno scudetto e nonostante ciò è stato cacciato. Quindi questa cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è piena fiducia in Allegri, Allegri può anche arrivare quarto e non vincere l'Europa League e comunque potrebbe rimanere. Quindi tifare contro la propria squadra credo sia non solo innaturale, ma anche concettualmente sbagliato. E bisognerebbe tifare la squadra anche in Europa League, competizione tanto snobbata dai tifosi della Juventus che però credo che debbano levarsi un po' di, come dire, aria sofisticata di dosso. Perché questa Juventus non può, e ripeto, non può non guardare l'Europa League come un obiettivo. La Juventus deve assolutamente guardare l'Europa League come un obiettivo. La seconda grande, grandissima notizia di questa giornata è quello che è successo ieri, ossia gli spareggi d'Europa League hanno visto una Juventus contro il Nantes, il Salisburgo contro la Roma, quindi comunque una delle due
uscirà. Il Salzburg è una squadra che viene dall'Europa League, quindi è una squadra tosta, che deve assolutamente essere in qualche modo menzionata dalle squadre pericolose, quindi una tra Roma e Salzburg va via. Attenzione perché il Siviglia, altra squadra molto tosta, becca il PSV, una squadra da tenere sott'occhio. Attenzione perché anche Bayer Leverkusen Monaco è una partita interessante perché una delle due viene eliminata e sono entrambe due squadre toste. Poi sappiamo di Sporting Midland, gli è andata bene allo Sporting, Shakhtar Donetsk Rennes è stato andata bene allo Shakhtar, Ajax, Union Berlin che non è una squadra da sottovalutare, eh? Quindi potrebbe esserci secondo me il clamoroso scivolone dell'Ajax anche dall'Europa League, ma la vera grande notizia è questa. Barcellona Manchester United. Non poteva esserci sorteggio migliore per la Juventus, perché non soltanto becca il Nantes, che è una squadra una delle più abbordabili, non soltanto vede di contro tante squadre pericolose accoppiate tra loro, ma per di più vede le altre due più grosse rivali, secondo me, cioè Barcellona e Manchester United, contro. E questa è una notizia sensazionale, perché la Roma dovrà avversela col Salisburgo, ma tra Barcellona e Manchester United ci sono due candidate, due che potevano arrivare tranquillamente in finale di Europa League, e invece si scontrano direttamente gli spareggi, notizia francamente eccezionale. Quindi si elimina da sola una delle due grandi favorite. Questa è un'ottima notizia per la Juventus, che deve assolutamente andare avanti. Sappiamo che l'andata sarà il 16 febbraio alle ore 21, quindi chiaramente mi sembra ovvio ricordarvi che saremo qui su FCM Sport per analizzare e poi per parlare nei vari post partita, e occhio poi ai passaggi successivi, perché comunque l'Europa League è una competizione molto lunga. Questo è soltanto uno spareggio, poi ricordiamoci che ci saranno gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali e la finalissima in Ungheria il 31 maggio. Ottavi di finale che saranno 9 e 16 marzo, quarti di finale che saranno 13 e 20 aprile, semifinali che saranno 11 e 18 maggio e la finalissima poi dopo praticamente pochi giorni, il 31 maggio del 2023 alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria. Una Juve che io continuo a crederlo, visto che recupera tanti giocatori ma sta ritrovando tanti giovani su cui poter fare affidamento. I Fagioli, i Miretti, magari col tempo troverà spazio importante anche su Lee, magari Samuel Hill-Junior continuerà a dare soddisfazioni. Qualche altro giovane di cui stiamo parlando in questi giorni, e fatemi sapere se vi piacciono questi video in cui vi andiamo presentando tutti i giocatori della Next Gen che possono essere poi dei giocatori importanti anche per la prima squadra. Ecco, secondo me questo qui, cioè questo momento è perfetto per andare in Europa League, perché tu hai i big che tornano, ma è anche i giovani. Questo vuol dire che ci deve essere spazio per tutti. L'Europa League può essere uno spazio eccezionale per i giovani, perché se Fagioli per caso una partita non la gioca in campionato perché c'è Pogba, facciamo l'esempio, beh a quel punto c'è l'Europa League e l'Europa League vede Fagioli titolare. Potrebbe essere una situazione perfetta per la Juventus. Io continuo a credere che deve essere un obiettivo. La stagione è andata così, perfetto, bisogna prenderne atto, ma ora puntare l'obiettivo, che deve essere quarto posto minimo, perché mi sembra il minimo, e vittoria dell'Europa League minimo, perché è una competizione che per la rosa che è la Juventus può essere vinta tranquillamente. Poi è chiaro che ogni competizione ha storia a sé, ma deve essere vinta, o quantomeno deve arrivare in finale e dare una sterzata, anche perché in Europa bisogna vincere, vincere aiuta a vincere. Bisogna imparare nuovamente cosa vuol dire vincere, soprattutto in Europa. E quindi secondo me la vittoria in Europa League, può darti qualcosa in più. Voglio sapere che ne pensate voi, intanto del sorteggio. Cioè questo Nantes, secondo voi, può dare qualche fastidio alla Juventus, prima cosa. Seconda cosa, cosa ne pensate dell'accoppiata tra Manchester United e Barcellona? Secondo me è una manna dal cielo per chi affronta questa competizione. E cosa pensate in generale anche dell'Europa League? Perché comunque è una competizione che, secondo me, merita di essere affrontata con serietà. Magari secondo altri no, ma fatemi sapere nei commenti.